Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. Nell'arco dell'ultimo anno di vita di Destiny 2, i nostri guardiani hanno avuto a che fare con svariati artefatti e costrutti connessi all'oscurità. Dalle imponenti piramidi alle affascinanti statue velate, senza tralasciare manufatti sferici o il possente ziggurat che ci ha aperto la porta della stasi. Di fronte a tutti questi elementi, diciamo molto tangibili, l'oscurità ha smesso di essere qualcosa di vago e indefinito, divenendo una realtà estremamente concreta. Tutto ciò mi ha fatto venire voglia di esplorare un'ipotesi affascinante. Esiste forse una civiltà dell'oscurità? Una civiltà che magari ha costruito tutti questi artefatti? In questo video cercherò di raccogliere un po' di indizi ed elementi circa l'esistenza di un fantomatico popolo oscuro, esaminando prove anche poco tangibili a volte, disseminate in gioco e non solo. Partiamo, direi, inevitabilmente dalle piramidi e dal loro interno. Intanto il fatto che queste possenti navi dell'oscurità abbiano la forma geometrica della piramide, beh, non è un caso, sia per ragioni di simbolismo, sia forse per quanto riguarda la presenza della misteriosa civiltà. Gli edifici piramidali, nel nostro mondo, ispirano da sempre l'idea di maestosità, ma anche e soprattutto di estrema antichità, quasi come se potessero sfidare il tempo stesso. Diversi antichi popoli edificarono edifici piramidali, gli Egizi, ma anche le genti mesopotamiche e mesoamericane, optando per una struttura a gradoni, senza tralasciare gli antichi cinesi e volendo altre ancora. Teniamo questo fatto a mente, ci tornerà utile. Per quanto concerne che cosa troviamo all'interno delle piramidi, vorrei portare la vostra attenzione su due elementi stuzzicanti. In primis, lungo i vari corridoi che si snodano dentro la plancia delle piramidi, troviamo spesso dei vasi neri, a volte decorati, a volte no, di varie dimensioni, disposti spesso ordinatamente un po' ovunque. Inoltre, se osservate con occhio attento, dentro le navi dell'oscurità possiamo riscontrare la presenza di alcune incisioni che ricordano quasi una forma di scrittura simbolica o quantomeno ricordano delle incisioni artistiche. La presenza di vasi, di decorazioni e forse persino di una sorta di scrittura porta alla logica conclusione che qualcuno ha volutamente inserito all'interno delle piramidi questi elementi, elementi che possiamo tranquillamente associare all'espressione culturale di una civiltà o di un popolo. Quindi qualcuno ha costruito le piramidi e i manufatti ad essa associati? Può essere, ma un solo indizio non basta. Passiamo ora al manufatto che più di tutti sta incarnando l'enigma rappresentato dall'oscurità, le statue velate. Le abbiamo rinvenute dentro le piramidi, tanto sulla Luna quanto su Europa. L'abbiamo vista dentro il Giardino Nero e anche Clovis Bray ne rinvenne una sulla Luna Gioviana. Insomma, ormai ne contiamo parecchie. Eppure ancora fatichiamo a comprenderne il significato. Come ho già ipotizzato in altri video, il fatto che le statue siano appunto velate potrebbe essere un riferimento al tanto vociferato popolo noto come il Velo, ossia coloro che dovrebbero essere proprio la razza più connessa all'oscurità. Veil confirmed quindi? No, non ancora, mi spiace. Ma una cosa possiamo affermarla con certezza. Solo una civiltà costruisce statue. Se vogliamo portare avanti il parallelo con le civiltà della nostra antichità, molti popoli immortalarono i loro dei in maestose statue a cui tributare grandi onori. E se le statue velate fossero proprio la rappresentazione degli dei della civiltà oscura? Inoltre questi artefatti non sono semplici sculture, visto che emettono costantemente sinistri sussurri, il classico linguaggio dell'oscurità, in Destiny. Ducis in fundo, vorrei portare la vostra attenzione sullo Ziggurat, imponente edificio comparso per la prima volta in Oltre la Luce. Più che sull'edificio in sé, ciò che mi interessa è il nome, ossia appunto Ziggurat. Come molti di voi si ricorderanno dai tempi di scuola, gli Ziggurat erano solidi edifici realizzati dai popoli della Mezzaluna Fertile e in primis dai Sumeri, la prima civiltà mesopotamica, nonché, secondo alcune ipotesi, la prima vera civiltà della nostra intera storia. Ancora una volta quindi abbiamo un concetto che rimanda a popoli antichissimi e agli albori della civiltà che viene associato all'oscurità e ai suoi artefatti. E se forse Bungie ci stesse dando qualche piccolo indizio circa l'esistenza di un popolo simile ai Sumeri, ma in salsa cosmica? Mi spiego meglio.
forse a costruire le piramidi, è stato un popolo, una civiltà, che, come i Sumeri per la nostra storia, va collocato agli albori, ma riferendosi in questo caso alla storia dell'intero universo. Del resto, nei trionfi Rivelazioni, ci viene spiegato che, dopo la fine del gioco del fiore e la conseguente nascita dell'universo, tanto la luce quanto l'oscurità hanno cominciato ad agire nel cosmo, magari divenendo nel tempo le divinità di popoli e civiltà antichissime. Ed ecco che quasi inevitabilmente ci ricolleghiamo all'artwork più affascinante tra quelli mai visti in gioco, purtroppo, almeno per ora, ossia quello che rappresenta una vera e propria città dell'oscurità. Più di una volta l'ho analizzato qui sul canale, mostrandovi la presenza delle piramidi, delle statue velate e persino di un misterioso viaggiatore oscuro. Ma c'è di più. In cima ad alcuni monoliti che sovrastano le statue velate, vediamo la rappresentazione di un volto cinto da un vistoso copricapo. Un volto, decisamente umanoide, se non proprio umano. Lo stile di questa scultura, ancora una volta, rimanda a qualcosa di molto antico. Personalmente mi ricorda un po' l'arte africana. Chi è il volto rappresentato? Ma soprattutto chi lo ha scolpito? Purtroppo non so rispondervi, ma una cosa è certa. Alla base dell'artwork troviamo un concetto molto semplice, ossia che esiste una vera e propria civiltà dell'oscurità, la quale è connessa con le piramidi, con i manufatti sferici e con le statue velate. Anzi, probabilmente lei ha costruito tutte queste cose magari in onore del vagliatore, in onore dell'oscurità stessa. Tra l'altro, per i più attenti, nell'angolo di destra dell'artwork si possono notare dei simboli incisi che ricordano davvero molto, molto da vicino i geroglifici egizi. Ok ragazzi, ora mi spingo veramente, veramente oltre il confine con una teoria ai limiti della follia. Tutti gli elementi che abbiamo analizzato possono essere ricondotti alla civiltà umana. Piramidi, vasi, ziggurat, statue più o meno antropomorfe, geroglifici, eccetera. E se la civiltà dell'oscurità non fosse altro che la razza umana? Se tutti questi oggetti fossero stati costruiti da una civiltà umana asservita all'oscurità invece che seguace della luce, magari una civiltà umana di una dimensione, diciamo, parallela alla nostra? Secondo Clovis Bray, le piramidi provengono da un'altra dimensione, per non dimenticare poi il caso di Elsie Bray, che lei stessa viene direttamente da una dimensione alternativa in cui l'oscurità ha trionfato. Forse l'oscurità si è così tanto interessata alla nostra specie perché in altri universi noi siamo diventati i suoi più fedeli adoratori. Citiamo un passaggio di Rivelazioni alquanto stuzzicante. E le sequenze nei fiori, terrorizzate dalla nostra contesa, non erano più inevitabili vincitrici di un gioco le cui regole erano improvvisamente cambiate. E per sfuggirci, scelsero di raggiungere i neonati cosmi. Questo passaggio si riferisce ai Vex, ma la cosa che mi interessa è la dicitura neonati cosmi, soprattutto la presenza di cosmi al plurale. Forse Bungie voleva dirci qualcosa sulla possibilità dell'esistenza di più universi? Difficile a dirsi, come vi spiegavo questa teoria dell'umanità oscura è molto oltre i confini di quanto sappiamo, almeno per ora in merito alla lore di Destiny. Una cosa è certa però, l'oscurità ha messo lo zampino nella nascita degli insonni, nella nascita degli Exo, e non mi stupirei se lo avesse fatto anche con la razza umana, forse perché in altre realtà siamo sempre divenuti i suoi più grandi adoratori, solo che ora non lo possiamo vedere, per via di un velo che avvolge la verità. Così come un velo cela le vere sembianze delle suggestive statue dell'oscurità. O magari l'umanità non c'entra nulla, magari il popolo dell'oscurità è una razza a noi totalmente ignota e distantissima nel tempo e nello spazio. La faccenda è davvero misteriosa e il video finisce qui per ora perché purtroppo non ho altri elementi da portarvi in supporto di una o dell'altra tesi. Però voglio sentire assolutamente la vostra opinione in merito all'esistenza di questa civiltà oscura, alla sua identità, e vorrei sentire anche la vostra in merito alla folle teoria dell'esistenza di un multiverso in Destiny. Date sfogo alla fantasia, purché non menzionate Nezarek, ecco, lì ci si becca il ban, in quel caso mi spiace, ma è inevitabile. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un mi piace al video se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale, vi ricordo che è anche attiva la funzione abbonamenti per coloro che volessero supportare in massima libertà le mie creazioni e vi invito a seguirmi anche sui social, basta cercare Lorenzo Divus tanto su Facebook quanto su Instagram.
Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!